Allora, iniziamo, così diamo il via a questa conferenza stampa per annunciare questa mostra importante sostenuta dalla Regione Marche, Canti di Sarta. Intanto ringrazio Chiara Biondi, la consigliera regionale di Fabriano, per la presenza. Saluto il curatore della mostra, Carlo Battisti Doria, e poi c'è collegato, cioè ci sarà poi dopo un video del professor Stefano Papetti. Ecco, c'è la celebrazione intanto in questa mostra della nostra identità marchigiana, perché esaltiamo le nostre eccellenze, che sono la carta, dopo la proposta di legge che è stata approvata qua in Consiglio regionale, che ha istituito Fabriano come città della carta e della filigrana, e Ascoli Piceno come città della carta. Quindi è un evento che segue appunto questa legge, che è volta proprio a valorizzare il nostro patrimonio culturale. Ci saranno dei pezzi importanti che seguono anche tutto il filone legato a Dante Alighieri, anche perché diciamo è una sorta di strascico delle celebrazioni, no? Che abbiamo festeggiato lo scorso anno della morte del poeta, anche perché questa mostra si doveva fare alla fine dell'anno scorso, insomma, quindi ancora quando erano in corso le celebrazioni. E però ecco, proseguiamo con appunto mettendo al centro anche la figura di Dante, che come sappiamo è molto legato al nostro territorio della Regione Marche, essendoci molteplici personaggi citati nella sua opera. Ci sono ecco, dei pezzi importanti che provengono da Ascoli Piceno, che verranno esposti nella Pinacoteca di Fabriano, proprio per simboleggiare questo legame identitario tra queste due città. Quindi è importante insomma anche che si inizi a fare rete tra i comuni, e questo è un esempio appunto di rete tra il sud e il nord delle Marche. Quindi ecco, è un po' quello che si vuole fare come regione: creare rete tra i territori e esaltare le eccellenze appunto identitarie del nostro patrimonio culturale, come la carta e la filigrana in questo caso. Quindi, per i dettagli ovviamente tecnici, lascio la parola ai curatori, e adesso non so se c'è previsto subito l'intervento. Canti di carta, il titolo della mostra che si inaugurerà il 19 marzo a Fabriano, un'occasione per ricordare Dante, ma per ricordarlo in modo particolare, mostrando disegni, incisioni, volumi provenienti da alcune importanti biblioteche marchigiane, come la biblioteca di Ascoli Piceno, che si legano alla produzione artistica di Dante. Non v'è dubbio infatti che la Divina Commedia abbia esercitato per 700 anni, fino ai nostri giorni, una grande influenza sulle arti figurative. E la mostra lo esprime attraverso opere d'arte realizzate tutte su carta, di grandi artisti del passato. Dalla Pinacoteca di Ascoli arriveranno i disegni di Guercino, una straordinaria miniatura di Giovanna Garzoni, la più famosa pittrice del Seicento italiano, mentre dalla Galleria d'Arte Contemporanea Osvaldo Licini le incisioni di Arp, di Morandi, di Vedova e uno straordinario disegno con un angelo ribelle di Osvaldo Licini. Soltanto poche opere tra le moltissime che sarà possibile ammirare a Fabriano in questa circostanza, e questa mostra sarà l'occasione anche per riflettere non soltanto sull'importanza che alcuni centri marchigiani come Fabriano, Ascoli Piceno e Pioraco hanno avuto nei secoli passati nella produzione della carta, ma anche è l'occasione per comprendere come la carta, nonostante la sua fragilità, abbia rappresentato un veicolo importante per la trasmissione dei pensieri, delle idee, sia attraverso i testi scritti,
che attraverso le immagini disegnate o stampate. Una mostra importante che si è potuta realizzare grazie alla collaborazione di diverse istituzioni, per Ascoli appunto la Biblioteca Comunale, la Pinacoteca Civica, la Galleria d'Arte Contemporanea intitolata ad Osvaldo Vicini, e grazie soprattutto al contributo determinante della Regione Marche, che ha inteso valorizzare le città della carta attraverso una serie di provvedimenti specifici. Quindi vi aspettiamo dal 19 marzo a Fabriano per una mostra che ricorda Dante, ma lo ricorda in un modo assolutamente originale e diverso da come è stato ricordato in tante altre manifestazioni che si sono realizzate l'anno passato in occasione appunto del settecentenario dantesco. Adesso sì, il professore ha già sintetizzato nel migliore dei modi il senso di questa mostra. Io come curatore, oltre ovviamente ad aver avuto l'idea, ho composto uno staff di esperti nel settore dell'arte contemporanea, dell'arte antica, dell'arte moderna, archivisti. E quindi diversi curatori che avevano a che fare in maniera differente con la carta, dagli studiosi di libri a studiosi di arte classica e contemporanea, come dicevo. Il lavoro è stato un lavoro estremamente faticoso e meticoloso, è durato all'incirca 6-7 mesi, in cui abbiamo inventariato tutto il patrimonio artistico, storico-artistico su carta della provincia di Ascoli Piceno e ci siamo accorti di questo immane patrimonio. Forse poco esperti tanti altri tesori che la nostra regione conserva. Da questo primo inventario abbiamo tirato fuori tre tipologie: la tipologia dei libri, che comprendono appunto incunaboli, libri rarissimi, avremo esposti provenienti dalla biblioteca di Ascoli Piceno, non solo da collezioni private, una rarissima commedia, Divina Commedia del 1491 con commento di Landino, con delle bellissime xilografie che sono state prese un po' come icona, come filo conduttore iconografico e grafico dell'allestimento. Il primo manoscritto dell'Acerba di Cecco d'Ascoli, considerato l'antidante, come diciamo un po' l'avversario che aveva all'epoca, per creare questo confronto tra il rappresentante marchigiano della letteratura dell'epoca in opposizione proprio a Dante. Poi c'è una sezione particolarissima di cartografia, quindi tutta la descrizione scientifica del sistema subterraneo e anche dei cieli, che pur trattando temi scientifici, inevitabilmente si è ispirata a Dante per la rappresentazione di qualcosa che ancora non si conosceva. E poi la sezione delle opere d'arte, in cui ci saranno delle testimonianze di altissimo livello di tutti i sistemi di stampa grafica, la sartografia, la litografia, la xilografia. Ecco, parlando di xilografia, ci sarà una delle opere che è considerata forse il miglior ritratto di Dante mai fatto, che è il ritratto di Adolfo De Carolis, che è una xilografia che proviene dal museo, dal Polo San Francesco di Montefiore dell'Aso. E poi, come diceva il professore, tante opere inevitabilmente ispirate da questo testo che non finisce mai di ispirare, suggerire interpretazioni, forse perché, come abbiamo anche in precedenza detto, Dante rappresenta noi stessi più di quanto sappiamo farlo noi. E quindi ci sono all'incirca 91 opere d'arte, diversificate appunto per tipologie, però in un percorso segnato da 10 sezioni. Ecco, tutte queste sezioni sono venute fuori da questa sorta di viaggio che noi abbiamo fatto, la ricerca proprio di materiale cartaceo in archivi, biblioteche, posti anche affascinanti. E quindi ci siamo immedesimati in quello che poteva essere lo sguardo di Dante, la visione di Dante, per poter creare questa mostra. Ecco, poi il resto non vorrei svelarlo perché vi invito appunto a vederlo. Ok. Allora, vengono totalmente dal Piceno, possiamo dire anche quali sono le collezioni istituzionali, c'è le collezioni civiche, la Biblioteca Giulio Gabrielli, la Pinacoteca Civica di Ascoli, la Galleria d'Arte Contemporanea Osvaldo Licini, e
Poi c'è il museo, il Polo di San Francesco, il museo Montefiore dell'ASO. Sì, poi vi facciamo avere il comunicato stampa perfetto. Sì. E poi ci sono anche dalla collezione della provincia, pochi sanno che, ma questa è una cosa che penso riguardi un po' tutte le province, quando sono state chiuse hanno chiuso anche le collezioni che ogni provincia ha, ed Ascoli è una bellissima collezione, infatti l'opera di De Gauss proviene da una collezione di opere d'arte della provincia di Ascoli, ovviamente come molte province non hanno più il settore cultura, quindi sono dei fondi che si trovano lì, e questa è un'occasione per farli vedere. E poi collezioni private, la collezione Gianni Brandozzi, che è una delle collezioni più importanti al mondo di cartografia. E siamo anche accorti di quanti collezionisti di opere su carta esistono nelle Marche in generale, ma soprattutto nel Piceno. Sono già tantissime anche abitazioni e tutti conservavano delle opere straordinarie su carta. Gelosi perché, come sapete, come diceva anche il professore, la carta è estremamente fragile. E però forse la constatazione da fare è che nonostante sia fragile, sia l'unico supporto in grado di mantenere per secoli, è totalmente su carta. E come la Divina Commedia è un materiale che non passerà mai di moda, insomma, e continuerà a ispirare sicuramente perché nell'ambito dell'espressione artistica è quella che sollecita più una libera espressione attraverso il disegno. E poi ovviamente parliamo della scrittura, della letteratura su carta, e quindi ecco, sarà anche un'occasione per vedere le varie tipologie di carta che in molti casi ispirano addirittura l'opera stessa. Ci saranno anche artisti contemporanei viventi, marchigiani, molti marchigiani non viventi ma di altissimo livello, come ad esempio Giacomelli per la fotografia, Trubiani, e Licini, lo stesso artista marchigiano, e degli artisti contemporanei che si ispirano ai temi danteschi, tra cui Giuliano Giuliani, Cutini, un altro fotografo adottato dalla Regione Marche, ma di altissimo livello, Paolo Consorti. E quindi era una maniera per far vedere che la commedia non smette mai di ispirare. E quando questa ispirazione si concretizza sulla carta ha un effetto ulteriormente sorprendente. Ok, siamo. Sì, lascio la parola anche sia alla consigliera Chiara Biondi. Chiudo dicendo in realtà che noi abbiamo approvato proprio l'anno scorso in Consiglio regionale questa importante legge che ha ufficialmente riconosciuto, come diceva prima l'assessore, sia Fabriano come città della carta e soprattutto della filigrana, che l'ha contraddistinta ovviamente nel mondo, e poi Ascoli Piceno e Pioraco appunto come città della carta. E cioè oggi questa mostra in realtà proprio mette a terra quelle che sono le iniziative, le finalità che noi appunto avevamo previsto all'interno di questa legge. Quindi con questa mostra noi diamo concretezza a quelli che erano gli obiettivi della legge, tra cui erano appunto previsti, ad esempio, la valorizzazione di alcuni progetti espositivi. E qui in questo caso, ovviamente, essendo l'anno scorso, diciamo, no, i festeggiamenti per i 700 anni della morte della Sommo Poeta, abbiamo voluto coniugare la morte con la carta, che è l'elemento che comunque contraddistingue sicuramente la nostra marchigianità. Anche tu, se volevi fare un intervento. Ho seguito l'approvazione della legge, questo è un effetto della legge, quindi non posso che essere soddisfatto dell'iniziativa che si è presa. È chiaro che tra Fabriano e la carta c'è una linea, un filo conduttore di secoli, dai primi maestri cartai fino a, ovviamente, alle tecniche più evolute. Adesso è un momento che la carta, dal punto di vista industriale, sta modificando perché molte cose che erano di carta, oggi, come la comunicazione, i giornali, ormai sono immateriali, però la carta sta ritrovando, prima ascoltavo le sue parole, uno spazio più significativo nell'arte, perché a un certo momento la carta si è un po' nell'arte, non c'è.
Adesso la carta viene recuperata come un bene di trasmissione dell'arte, della cultura, mentre viene meno utilizzata a livello industriale, a livello di utilizzo così come materiale di consumo. E questo credo che sia un recupero. Su questo probabilmente Fabriano può svolgere un ruolo centrale. Centrale non solo per la nostra provincia, l'economia della provincia, la storia, la tradizione e la competenza che ha dietro di sé. Quindi farlo risaltare con una mostra di questo tipo è una cosa che emerita e che è una di quelle, dopo la crisi del Covid, adesso con le tensioni della guerra, anche se qua arrivano indirettamente, però ritrovare dei filoni per rilanciare il nostro tessuto produttivo, la nostra presenza, potrebbe essere estremamente importante. Questa mostra ovviamente ci dà l'opportunità di apparire nei luoghi sensibili dove queste cose accadono.